noi siamo di fronte a un grande spettacolo mediatico. L'abbiano inventato loro o chi l'abbia inventato non ha molta importanza. Questa è gente che conosce i media, che conosce la psicologia delle grandi masse popolari, totalmente al di fuori di ogni politica e di ogni visione. Quindi è gente esperta che sa benissimo cosa vuole produrre, cioè un grande terrore. È sulla base di questo terrore che tutte le altre decisioni possono essere prese facilmente, non dico dai governi, ma diciamo così, da coloro che guidano i governi. Perché sostanzialmente questa emozione poi si trasmette anche nei parlamenti, nei ministeri, nella gente che deve prendere le decisioni. Quindi funziona, secondo me funziona. Primo punto. Secondo punto, io qui non sono affatto convinto che la gente media abbia capito. Non ha capito niente nessuno. L'enorme maggioranza della gente non sa neanche di che cosa stiamo parlando noi qui. Questa è la mia opinione. La uso come piccolo elemento. Io sono stato l'ultima volta, mi pare a settembre, sì, dell'anno scorso, invitato dal primo canale della televisione italiana, per commemorare l'11 settembre. E ero così sbalordito perché non riuscivo a capacitarmi come fosse possibile che mi chiamano sul primo canale alle ore 5 del pomeriggio. Di fronte al pubblico delle casalinghe che guarda la vita in diretta, diciamo così, e mi dicono di commentare. Io sono arrivato in studio e ho capito subito qual era il problema. Il problema era che coloro che mi avevano invitato non sapevano chi io fossi e non avevano la minima idea di che cosa era l'11 di settembre. Per cui avevano preparato una specie di filmato commemorativo, pieno di lacrime e di dettagli dell'epoca, eccetera. Quando io ho cominciato a parlare, mi sono reso conto che non solo il pubblico non sapeva nulla di ciò di cui io stavo parlando, ma neanche il conduttore e neanche i giornalisti che mi stavano vicini. Per cui siamo proprio di fronte a una specie di buco completo informativo. Milioni di persone, io faccio conferenze in continuazione, specie nelle scuole secondarie e superiori dove mi invitano. E scopro che i ragazzi che hanno oggi 18 anni non sanno neanche che è esistito l'11 settembre, letteralmente. Parlo della massa, poi ci sono uno o due che guardano su internet e si informano, ma non sanno nulla. Quindi, se noi ci facciamo l'illusione che la gente abbia capito e abbia già, si sia già mitridatizzata rispetto a questo problema, secondo me ci sbagliamo. Chi conduce queste operazioni sa perfettamente che il 99,99% del grande pubblico è totalmente vergine rispetto a questo tipo di operazioni e quindi ci ricasca identicamente come tutte le volte precedenti. Primo punto. Secondo punto, Parigi ha funzionato perfettamente. Non è che si è esaurita. Parigi è, queste cose qua si alimentano periodicamente. Parigi è servito a rinfrescare a tutto l'Occidente il terrore dell'islamismo. Questo è lo scopo. Poi si tratta di vedere in dettaglio perché è stata colpita Parigi e non un'altra capitale europea. A occhio e croce io credo di capirlo, perché Parigi è la Francia è il paese in Europa che ha più emigranti musulmani. E quindi hanno scelto quello, 5-6 milioni di persone sono stati utilizzati, diciamo così, per terrorizzare i francesi e terrorizzare il resto d'Europa e probabilmente anche per punire Hollande per avere riconosciuto lo Stato palestinese. Qui coincide la mia valutazione identicamente con quella di Massimo. In effetti, dietro tutta questa operazione c'è il Mossad israeliano, cioè c'è Israele. Parigi è stata Israele, lo dico solo io. Parigi è stata Israele, lo ha detto Erdogan, direttamente ed esplicitamente. E il sindaco di Ankara ha poi aggiunto subito dopo, non soltanto diciamo, quello che aveva detto Erdogan, ha detto Parigi è stata fatta dal Mossad, punto.
Questo, io sono convinto che queste cose qua, quando vengono dette così, sono, come dire, una rottura esplicita. Quindi siamo di fronte a un'operazione che viene interamente costruita dai servizi segreti occidentali, con, in questo caso, la partecipazione diretta addirittura di un comando del Mossad che viene fatto arrivare a Parigi in coincidenza con l'operazione e svolge poi l'assalto al famoso magazzino Kasher di Parigi, in modo tale da dare una connotazione specificamente anti-ebraica all'operazione, cioè non solo terrorismo islamico, ma terrorismo islamico anti-ebraico. Questa operazione interamente è stata costruita da Israele. Però, seguendo anche le domande di qualcuno dei nostri interlocutori, i commenti, io francamente metterei molto in guardia, perché ci sono commenti che lasciano intuire che le operazioni dei servizi fatte attraverso il web funzionano anche a un certo livello di informazione politica. Cioè c'è un sacco di gente che casca nella descrizione degli eventi organizzata dai servizi segreti occidentali. Questa, per esempio, la frase che Bashar al-Assad sarebbe, distruggerebbe il suo popolo. Ma che cavolo vuol dire questa frase? Quale interesse avrebbe Bashar al-Assad a distruggere il suo popolo? Certe cose, se si dicono, bisogna avere un minimo di fondamento. Io so da dove si prendono. Si prendono dal discorso nel quale, peraltro, è cascata una parte non piccola delle cosiddette sinistre rivoluzionarie, i quali hanno creduto alla favola del dittatore. In genere tendono a credere alla favola del dittatore. Non, c'è un sacco di gente che non ha ancora elaborato un sistema di difesa intellettuale, per cui se tu senti ripetere dai media occidentali che sono i nostri nemici, che uno è un dittatore, la prima cosa che ti dovrebbe venire in mente è: ma perché questi signori usano sempre la stessa parola? Dittatore fu Milosevic, dittatore fu Saddam Hussein, dittatore è stato Gheddafi, dittatore è stato Bashar al-Assad. Possibile che non venga in mente a nessuno che questo è un trucco nel quale non bisogna credere e che non bisogna mettersi ad analizzare sulla base delle categorie mentali di coloro che vogliono sostanzialmente che noi gli diciamo sì quando partono all'offensiva per uccidere il dittatore? Che questi vanno per uccidere, e siccome ci hanno già educato in anticipo che è giusto uccidere il dittatore in quanto dittatore, cioè non democratico, e una parte della gioventù e della sinistra gli va dietro e ci crede. Questa è la prima cosa che bisognerebbe un po' fare un po' di scuola e di attenzione, ragazzi. Ma guardate che questi raccontano balle in modo molto professionale. E la prima cosa da fare è sottoporre ad analisi critica proprio le cose che ci dicono quelli del mainstream. Cioè, non si capisce. Riassumo. Il mainstream è il luogo della menzogna. È la società dello spettacolo. Quindi la prima cosa da fare è non credere a una sola parola che viene dal mainstream, e cioè prima di tutto respingere la terminologia, il vocabolario, il sistema comunicativo. Poi una volta che l'hai respinto fai l'analisi, magari qualche volta scopri che c'è del vero, ma innanzitutto via, elimina subito tutto il trucco del linguaggio che viene usato. Infine, l'ultima cosa che volevo dire. In questi giorni io sono stato tempestato, letteralmente, immagino anche Massimo e ciascuno di voi, dalla indiscrezione. Adesso Putin ci dice la verità sull'11 settembre, così mette in mutande Obama e gli Stati Uniti. Allora, da dove viene? Prima cosa, da dove viene? Allora, io vado a cercare il sito che dà questa notizia. Si chiama Pravda.ru, pare che la cosa nascesse da lì, Pravda.ru, io leggo l'articolo, non c'è una sola notizia in quell'articolo, io non so chi l'abbia scritto materialmente, ma chiunque legge quell'articolo capisce che è una intera, come dire, costruzione mentale di un signore che si è messo al computer e ha detto a occhio e croce, sarebbe molto bello se ciò avvenisse. Adesso ti dico come sarebbe bello se ciò avvenisse. Domanda:
hai un'informazione, puoi citare una cosa, puoi venire fuori da qualunque, ti può venire fuori da qualunque parte un indizio, non c'è nulla. Allora, questo sito viene trasmesso, viene tradotto dal russo in inglese, vola su una decina di siti inglesi e gira per il mondo. E gira per il mondo. Ma è evidente che si tratta di un'organizzazione, di una bufala fatta uscire da qualcuno a Mosca che vuole, come dire, contribuire a attirare su Putin l'attenzione del nemico dell'Occidente. È un'operazione contro Putin, organizzata da qualcuno a Mosca che lavora per i servizi americani. È chiaro come il sole, basta fare l'analisi. Ecco, allora io dico anche qui, cerchiamo di stare attenti, perché questa roba qua si vede che è pieno di gente che ci casca proprio come se, lasciatemi dire questa cosa, come se il fatto che una notizia appare sul web le dia una qualche garanzia di validità. Ecco qui l'altro errore ottico enorme che diventa un fatto politico suicida per tutti coloro che hanno voglia di sapere la verità. Ma guardate che non c'è nulla sul web, ma proprio nulla che sia in linea di principio affidabile. Più passa il tempo, più ciò che noi leggiamo sul web è non affidabile. Più si sviluppano le potenti operazioni di disinformazione dei servizi segreti occidentali, più è evidente che noi non dobbiamo più credere a nulla, neanche sul web, non solo sul mainstream. E quindi bisogna che ci sia una nuova educazione al web, che non c'è ancora, anzi al contrario. La mia impressione è che il web, più passano i giorni, più diventa un luogo di diseducazione di massa all'analisi delle notizie. Quindi siamo un po' nei guai da questo punto di vista, altro che terreno della verità. Siamo a un punto in cui la manipolazione viene moltiplicata per 100.000 anche sulle notizie. Anche sulle notizie. Non parliamo del resto di ciò che si vede sul web, che è il peggio del peggio del peggio, di qualunque peggio che potessimo immaginare. Basta guardare YouTube e capire che cosa c'è su YouTube, percentualmente parlando. Una volta che si guarda percentualmente parlando YouTube, si capisce che ormai il web è diventato un mostro, che mangia il cervello di 400-500 milioni di persone tutti i giorni. Altro che scherzi, altro che il regno della libertà. Ma voglio dire, questo fa parte di un ragionamento che riguarda i contenuti culturali. No, io sto parlando proprio specificamente e direttamente della informazione. Informazione totalmente falsa. Su ogni riga ci sono 10 persone che lavorano per mescolare una parte del vero con una parte del falso. Non c'è nulla di vero in quel sito e in quell'articolo. Totalmente in questo caso è un'operazione della disinformazione antirussa. Questo è quello che volevo dire.